rispetto alle altre edizioni. Ma no, ma quest'anno è stato un calo terribile. È un calo. Lo share, insomma, stanno poi. Attenzione, come sempre si giustificano Amadeus e Compagnia Bella, ma c'è il Covid. Infatti. Secondo me è un po' più complicato di così. Ma voi l'avete visto il festival? Sì, sì. Perché no, poi ma martedì non siete più venuti e questa non vabbè, la sono segnata. Vabbè, no, ma più che altro io pensavo che stasera ci vedessimo a casa di Ale a bere cappuccino e mangiare cornetto, perché io 2 ore fa Alessa, mi sono svegliato. Un pochino, perché se abbassa no riesco poco, a sentire... col telecomando. Dicevo, cioè, è finita alle 2 ieri sera. Improponibile. Cioè, improponibile. All'1.40 dove mancavano ancora 10 canzoni. Cioè io non. Improponibile. No. A me però... no, ma... no, mi viene da ridere il pensiero che. Vabbè, che molte persone, secondo me, il Festival di Sanremo è anche una mazzata tra capo e collo, perché sì. Il giorno dopo si va a lavorare. E siccome per molti è una passione, secondo me è una settimana in cui si va dormendo, i dormienti sì, proprio. Sì. Per chi ha il coraggio di stare fino a... Anzi, stasera dovrebbe essere pure peggio. Però più che Sanremo, io vi suggerirei Alessandro che mangia il popcorn col mignolino alzato. Secondo me credo che sia molto meglio. Però vabbè. A casa mia mi sento libero, lo sai. Col mignolino alzato. Comunque questa pizza è stupenda. Guarda, grazie, è un'idea eccellente. Ordinare la pizza Luciano Passeri. Luciano Passeri Cicova, vabbè. Speciale. Tra l'altro ce l'ho un po' tra i denti. Datemi uno stuzzicadenti. Soffro. Comunque, raga, tanto siamo in chiave. Adesso è finito di cantare. David Shorty. Ah, bello sto pezzo. Fatto perdere. Mannaggia le chiacchiere, perché poi quando si vede insieme un po' si perde il festival. Che lui è molto bravo. Invece. Se pensate di fare qualche telefonata per il televoto, ognuno alla romana, chiaramente. Sì. Ma perché voi avete mai votato al Festival di Sanremo? Io qualche anno fa, quando mai. Si pagava poco. Ma veramente? Io un televoto, tanti anni fa, X-Factor. No, vi prego, dite. Vabbè, X-Factor è tutto potere voto. Ma Sanremo perché hai votato, te lo ricordi? Non me lo ricordo, ma il 2010, 2011, quel periodo lì, cioè, ma è occasionale proprio. Cioè tu ti ricordi l'anno e non ti ricordi l'artista? No, è una decina di anni fa, anche qualcosina in più, non mi ricordo. Ti dico su, c'ho tutto, 2010... Si vede che sei stato dal parrucchiere. No, ma è stata... Sono stato anche dal parrucchiere. Io quando vedo Sanremo, tra l'altro non si può fare pubblicità alle riviste, però io compro questa rivista soltanto quando c'è Sanremo, non posso dire il nome della rivista. Oddio, un po' di 2+2. Vabbè, ho capito. Comunque, e tu studi testi ogni anno? Io studio testi, faccio ricerche filologiche. Come sta messo? riassunti, sintesi, sottotesti. Beh, allora dici subito, quest'anno a livello di testi come siamo messi? Faccio anche le unghie se serve. Dice Tatiana, scusa. Qual è il testo che ti ha colpito di più? Il testo che mi ha colpito di più. Allora, vediamo subito. Non è un interrogatorio, così. No, lo devo cercare. Allora, io vi posso dire il mio preferito? Posso uscire allo scoperto? Dai. A me piace da impazzire. Lui, devo dire, non l'ho seguito tantissimo. Paola, manteniamo le distanze, perché anche se siamo a casa di manteniamo le distanze. Ma le regole ci mancherebbe. Okay, abbiamo deciso di stare senza mascherine, ma a distanza. Va bene, però dicevo che la canzone che a me... Ah no, pensavo fosse quella. No, la canzone che mi ha colpito di più è Gammon. A me è piaciuto tantissimo. Gammon, ma è momenti perfetti, che io penso... se non va. Che io vedi, lo associavo a Mazinga e Goldrake. Certo, il nome è quello che è, però devo dire che la canzone, secondo me, a livello proprio musicale, è quella un attimo più impegnata rispetto al classico pop, musica leggera italiana, che lascia un po' il tempo che trova. Sì, voi, i vostri preferiti? Allora, io che sono una nazional popolare. Orietta Berti. Orietta Berti. Ma davvero? Guarda, davvero. Ma io la rispetto. A me è piaciuta tantissimo.
Finalmente con Orietta Berti ho avuto proprio la dimensione del Festival di Sanremo, che tutto il resto è spettacolo, o tutto il resto è noia in questo caso, in questa edizione. Brutto da dire, ragazzi, perché c'è tanta gente che ci lavora dietro, però. È stato un calo. Ragazzi, negli anni i festival sono stati sempre più riempiti di ospiti, ospitate, effetti, trucchi scenografici particolari. Poi il fatto della scenografia, mi sono informato un po', è vero che c'è una persona, c'è un grande scenografo italiano che è quello che ha fatto più... Gaetano Castelli. Sì. Quindi evidentemente è una conferma e riconferma ogni anno quando... Sì. No, dicevo, sono più fedele alle prime edizioni, cioè quando il festival era concentrato sulla parte melodica, sulla voce, sui contenuti semplici, se musicale. Vuoi, della musica. Oggi invece è più su un discorso, secondo me, ragazzi, più sul look, sulla tendenza. È sempre stato così. Sì. Allora, il Festival di Sanremo, chiariamo una cosa, è uno spettacolo televisivo. A parte quando è nato nel 51, ai tempi di Nunzio Filogamo, che era soltanto un festival musicale, dove tra l'altro tu c'eri nel 51? Madonna, come te li porti bene. Comunque, chi dei tre ti piaceva del 51? Perché nel 51, quando è nato, c'erano tre cantanti, mica tutti di 26 big. No. A me hanno eliminato, se non erano quattro. Vabbè, queste sono cose che... Ma insomma... è vero, ho letto che... Cioè, il paradosso è che un anno, che il 52, 53, non mi ricordo... 51 è nato... Nel 52 c'è... Primo classificato, secondo classificato, terzo classificato, la stessa cantante. Nilla P. Che era interprete di più canzoni. Di più canzoni. Certo. Cioè, allora, perché se nasce come festival? Vero. Sì, vero. Perché nasce come festival della canzone? Perché effettivamente c'era la canzone e poi gli interpreti che interpretavano quella canzone. Quindi ciascuno di loro, che se non ricordo male, Nilla Pizzi, Achille Togliani e il duo Fasano, Sì, erano loro gli unici. Meglio un po' Sanremo, ma così, un po' masticato. A proposito, vabbè, tu che hai frequentato gli ambienti di Sanremo, qualche spettacolo... Ho la bocca piena. Poi te la devi riempire di indiscrezioni, di pettegolezzi, ce le devi raccontare. Tu lo sai che questa signora ha fatto 13 Sanremo, ne ha fatti più di Toto Cutugno? Sì. Ma io in sala stampa non ho cantato. Conosce anche tutti gli angoletti delle sale stampa, del premio Tenco, premio... La parte che adoro di più. Dietro le quinte ne sa molte di più di cose. Allora, devo dire che accadono cose che voi umani... Non potete neanche immaginare, ma ho la bocca piena, quindi dite voi, poi vi racconto. Io ho visto anche sui social delle foto intime con Pippo Baudo, però vabbè, è vero. Uscire subito allo scoperto, perché se volete parliamo di conduttori e lì sono spietata. Paola, che anni erano? Quali? Quelli del Pippo Baudo, del... Allora, Pippo Baudo, se non sbaglio, il suo primo Sanremo era l'86 forse. Comunque, tipo Mike Bongiorno l'83, lui l'86, adesso non mi voglio sbagliare, ma sicuramente i primi anni 80. Sono partiti Bongiorno e Pippo Baudo e poi hanno fatto loro una carrella. I primi, per esempio, Mike Bongiorno è partito e ne ha fatto tipo 4-5 di seguito, 5 se non sbaglio, di seguito. Però ragazzi, cioè, se volete parlare di conduzione, io qua mo caccio le unghie, perché questo è un argomento serio. Ma che non a me avevano concorrenti. Facciamolo dopo. Ma c'eri quando hanno presentato i figli di... Sì. I figli di... Queen... Quello è l'anno in cui io proprio ho saltato... La figlia di Celentano, ho fatto un salto. Gassman... C'era Alessandro Gassman giovanissimo. Però non si poteva guardare. Sì, Tognazzi. Si poteva sentire. È stato il peggior festival a livello di conduzione. Sì, ancora nelle memorie. Però, vabbè, avete voluto parlare di conduzione? Volete parlare di conduzione? E chi più di te? Perché se volete parlare di conduzione, io adesso un pochino... perché, cioè, non si vede la differenza tra un festival condotto, a parte che all'epoca direttore artisti, quando io parlo di Pippo Baudo, tra le righe. Ci sono le bimbe di Conte e le bimbe di Baudo. Paola è una bimba di Baudo. Per antonomasia, insomma, tutte andate, come dire, il presentatore per antonomasia è Pippo Baudo, il Festival di Sanremo. Ma l'hanno detto anche gli olistoletesi, il vero professionista è Pippo Baudo. Stasera, Paola, non vi mando a casa se non mi fate tu la presentazione del cantante, tu Luca, non so, puoi fare il balletto, mi presentate un attimo per sentirmi per un giorno, per una sera a Sanremo,
canta, ci suona, ci sto. Mi fai sto. Va bene. Una cosa. Ma vince Tempera pure qua? Facciamo sempre... vincere qualcun altro? Vince sempre lui. Vabbè. Incredibile. Vabbè. E no, allora. Buone le... Ma questa vedendo... è la nuova promessa, scusate. Queste sono le giovani proposte perché stasera... Stasera c'è il vincitore. La bollicina sta facendo effetto. E anche le nuove proposte ce le togliamo. Ah, questo è Gaudiano. Questo è... Si chiama Gaudiano? Gaudiano, che è quello di Uomini e Donne, no? Gaudiano. Ah, sì? Ah, perché tu vedi Uomini e Donne? No, vabbè. Non sono cosa... uomini. No. Donne le vede sua madre. No, è una cosa di Zelig, Gaudiano. Come no? Luca, tu che sei esperto di statistiche, scusa, ma è vero che un anno sono è esperto di statistica? Ti risulta che sono esperto? No, il fatto delle nuove proposte, una ventina d'anni fa o anche qualcosa in più, le nuove proposte venivano, cioè le prime due, tre mi ricordo, venivano immesse tra i big. Ah, tra i big, è successo che una nuova proposta, oltre ad aver vinto la nuova proposta, poi è diventata... Annalisa Minetti. Quindi ha vinto... Vinse tra i giovani, poi andò tra i big e vinse pure tra i big. Cioè, sì. Allora, comunque, ragazzi, Filotto, una volta posso dire una cosa... Con te o senza di te? Bravissimo. Comunque, posso dire una cosa. Adesso parlare oggi di big e giovani fa ridere. Sì, lo so. Fa ridere. Perché un festival, adesso non voglio fare la polemica, è una serata tra amici, stiamo sereni e tranquilli, però un festival dove si dividono, come dicono alcuni commenti comici, non è mia la battuta, ma ci sta tutta, i concorrenti in gara si dividono tra... tra chi è ed è ancora vivo ed effettivamente secondo me rispecchia un po' la natura. Ecco, con un Pippo Baudo non sarebbe mai successo. Immortale. Perché certo. Con Pippo Baudo i big erano big, ci voleva una storia, una carriera, un vero. Curriculum vitae, non 10 anni di musica e 2 dischi. Cioè è proprio un'altra filosofia, che non sto dicendo cos'è bene e cos'è male, però in questa tipologia di festival io sinceramente non mi ritrovo molto. Madonna, ma questa biondina chi è? Ma la donna che accompagna stasera Amadeus chi è? È la biondina, non so chi... È tu la biondina subito. La biondina, non so chi tu... Avevo chi saputo è? Di Barbara Palombelli di stasera, oddio, ma mi sembra un attimino più giovane. Cioè, ma voi vi rendete conto che noi stasera stiamo vedendo una puntata in cui uno dei super ospiti è Mahmood, che ha vinto 2 anni fa. Cioè, la parola super ospite non ha più senso. Vabbè, cioè, siamo andati l'anno prossimo super ospite è Luca. Vabbè, Pompei. Ma sono andati al risparmio. sono andati al risparmio. Evidentemente questo festival... Ma non chiamatelo super ospite. Dopo Ibrahimovic, giustamente, mi suggeriscono, potrei andare io come super ospite. Anche perché se Ibrahimovic, dai, è stato simpatico. No, simpatico. Un po' troppo. Sportivamente lo odio, da buon interista. Però devo ammettere che è stato simpatico. No, ma sì, troppo intrattenimento. È vero. Ma lungo, ragazzi. Lungo. Ma come si fa? Vabbè, si dovrebbe lungo. Dare più spazio alle canzoni. Però, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Un festival del genere lo trovate indispensabile? No, reggere uno spettacolo senza il pubblico, senza gli spettatori, non è una roba semplice. La mancanza si sente, un dubbio. Che poi immaginatevelo, adesso, soprattutto tu, Tiziana, che sui palcoscenici... Insomma, ci sei spesso. No, è una relazione. Cioè, davanti non hai niente. Una cosa è la televisione, però tu sai che hai quella telecamera. Però, cioè, stare su un palco e nessuno davanti, un po' ti senti pazzo. Ma proprio perché quegli non applausi si... finti. Ma Madonna. Proprio perché non si instaura la relazione tra l'artista e lo spettatore. Certo. Ed è questo che è fondamentale, certo. La relazione che nasce. E che è da lì che poi tu trasmetti energia, è una questione chimica proprio. No, perché respiri. Ma credo anche che sia benzina, no? Cioè, se uno riceve un applauso. Assolutamente. No, ti arriva ossigeno nei polmoni. L'applauso, lo sguardo, ma senti proprio che ti arriva energia. Non deve essere facile, però. No. Posso dire anche una cosa un po' impopolare, perché io so che molti, almeno tra i tanti commenti che leggevo nei social le sere scorse, si diceva perché farlo questo festival, non si doveva fare, punto, siamo in una situazione di pandemia mondiale, il paese non ha forse neanche voglia di ridere perché c'è poco da ridere, perché farlo? Però io una piccola arancia la vorrei, spezzo un'arancia. Spezzare un'arancia. No, c'è un indotto. Sapete quanta gente sta mangiando su questo festival? Volete pure un po' noi. Di cifre? Cioè? Pure noi stiamo mangiando. No, scusa, cioè? No, volete un po' di cifre? Allora,
È vero che si è parlato molto degli stipendi, no? Sapete quanto prende Amadeus? Quanto lo volete 6, sapere? 700.000? 5-600. 5-600. Sapete quanto prende Fiorello? 2-300. 2,50, la metà. Gli ospiti, per esempio Achille Lauro, che in ogni serata è presente, 25.000 euro a serata, 25.000 le vallette e compagnia bella. Quindi il festival ha speso all'incirca un 18 milioni di euro costa questo festival. Sapete quanto ha incassato con la pubblicità? Sui 37 milioni, quindi c'è un incasso di 20 milioni, ma questo è l'aspetto più ludico, come dire, no? Cioè è la RAI che incassa 20 milioni, ma la RAI ci va avanti con gli spettacoli per tutto l'anno. Il punto è che quello che noi non vediamo è che lì stanno lavorando non solo questi artisti, i fonici, la band, certo, la promozione, gli uffici stampa, l'ufficio promozione. Certo. Sono categorie che in questo momento storico, che hanno sofferto tanto. È il mondo dello spettacolo. C'è promozione, che in sono certo, dischi che almeno girano, si certo, promuovono, certo, ci lavorano tante persone. Certo. Quindi alla luce di questo dico sì, forse è vero che il festival si poteva non fare, però... è una categoria, quella dello spettacolo, che sta veramente talmente sì, morendo sì, di fame che tu vuoi dire, perché anche no, se ne salviamo 20, 100, 1000, meglio male non 1000 fa, che, male non che, fa, che non che ti nessuno, piace, non lo vedi, vai esatto, a dormire, sì, sì, però sì, almeno gira un po' la moneta, no? Cioè sono soldi, gira veramente tanto. No, ma tra l'altro su questa cosa io volevo segnalare, perché mi è piaciuta particolarmente ieri sera, la cover degli Stato Sociale, che hanno, sì, non è per sempre... degli After Hours, ed è un pezzo anche legato alla crisi che stanno vivendo i lavoratori dello spettacolo, certo, infatti c'è stato un finale molto toccante ieri sera. È vero, ma ce lo stavamo dicendo infatti ieri sì, sera con Francesco Pannofino. Sì, con Francesco sì, Pannofino, insomma, non è per sempre, si spera, cioè non è per sempre questa situazione dei lavoratori dello spettacolo, che sono quelli sì, che hanno sofferto di più, loro dicono sempre... e ci hanno fermati per prima e ci fanno poi ripartire per ultimi. Purtroppo è vero. Ed è anche un po' il concetto, se vogliamo, dello svago, che secondo me è erroneo, perché quando si parla di cultura non si dovrebbe parlare di svago. La cultura serve quanto il pane in questo paese, soprattutto in un momento storico come questo, e averla confusa, questa cultura, Tiziana mi insegna, con lo svago, mi ricordo un premier che diceva questi artisti che ci fanno tanto ridere. E qualcun altro che diceva che con la cultura non si mangia. Esatto, quando invece basta citare Winston Churchill per capire che cosa significa la cultura in questo paese. La riflessione va fatta anche sulla socialità che si è persa, perché non andando a teatro non solo ha perso l'artista, ma ha perso lo spettatore, ma hanno perso anche i cittadini che abitano nel luogo, nel corpo dove si svolge, no, lo spettacolo. C'è chi non va anche a teatro, ma assiste ad una socialità, no? Cioè lo spettatore dello spettatore assiste ad una socialità che avviene in una comunità, ed è una cosa che è venuta a mancare. Ma ed a proposito di spettacolo... Alessà, ci hai portato nella tua taverna con un pianoforte del genere, ancora ci suona allora, niente? Intanto ragazzi, preparaci, trippellaci qualcosa. Facciamo suonare i musicisti. Allora, diciamo che Sanremo è stata la scusa stasera. No, però volevo chiudere il discorso e dire che in effetti... state a vostro agio, sì. Cioè. Sono venute a mancare grazie, diverse relazioni. Grazie Alessandro. Cioè, con la chiusura dei teatri... non si è chiuso soltanto un luogo fisico, ma si sono chiuse tante relazioni. È vero. La relazione manca, artista... Ragazzi, quanto mi manca il cinema. Proprio tutta la teatralità, che non sta ad intendere proprio la teatralità che accade, no? L'attività, l'azione teatrale che svolge l'artista, ma tutta la teatralità che si muove intorno ad uno spettacolo. Certo. Quindi tutte le maestranze, tutto ciò, tutte le relazioni. Ma guarda, quando uno va a vedere uno spettacolo, io ad esempio quando vado a vedere uno spettacolo, io parto già che lo spettacolo per me inizia da quando parto da casa. Eh sì, è tutta una costruzione. E poi incontro gli amici che vanno a vedere e condivide con me l'amico, l'amica, quello che stiamo vedendo, quello che abbiamo visto nel foyer, dopo lo spettacolo. Quindi non è soltanto l'ora teatrale che tu vivi, che l'artista ti fa vivere, no? È questa, vero.
questo magnetismo, questa chimica che si instaura tra l'artista e lo spettatore, ma tutto ciò che avviene dopo. E te lo riporti anche il giorno dopo. È vero. Tornando a casa, sedimentano delle cose, le emozioni che ti ha lasciato quello spettacolo. Questa cosa non può avvenire attraverso la televisione. Non può avvenire. Non c'è cosa che possa prendere il posto dell'artista che si esprime. È vero e sono d'accordo con te, ma su questo io purtroppo ho dei dubbi che chi può cambiare le carte del gioco abbia sensibilità verso questi argomenti. Lo so. Però adesso sta facendo un po' di pubblicità, approfittiamo! E nel frattempo, siccome vi siete distratti, io ho il compito di tenervi informati e aggiornati. Ma noi ci spiace appena anche finito di cantare Wrong on You, con lezioni di volo, e a proposito di cultura, vi segnalo questa così... A parole due. Sì, sì. Accompagnami che andiamo a una festa, ce ne andremo tardi col mal di testa e se domani ti risvegli con me ci prendiamo solo il meglio che c'è. Che volevi dire che con belle questo? Io credo che sia... non so, potrei citare Ungaretti, Leopardi, bravo. Ti ho anticipato. Invece io... Vabbè, cantiamo, va che è meglio, dai su. Dai. Ale, che mi fai sentire, vengo vicino a te. Vicino, sempre a me. Scusa, allora ripercorriamo un po' di Sanremo. Dai. Oh, oddio, i danni che faccio io. Paola, cosa vuoi cantare stasera? Ma io non canto, io ascolto, ascolto. A grande richiesta. A grande dai, richiesta. Io conduco, io presento il festival. Il padrone di casa. Allora, ma tempera, ma se io ti dicessi nel 1960... No, mi metti in difficoltà. No, 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 no. Luca sa tutto. Luca sa tutto. 1965. Ma prima... aspetta, mi sa che c'ho il 67. Sono di uno. 1975. Ah, il 75 ce l'ho. 75. I versi di Ragazza del Sud di Gilda sembrano guardare con nostalgia una condizione femminile sotto Gilda. Ma chi vince perdonerà nel 1975 il Festival di Sanremo? Non so. Sa. Allora, che cosa, qual è la canzone che ti ricordi che ha vinto un Festival di Sanremo? Io sono un nostalgico, ma di qualche anno fa. Dice, ma sei così giovane, mi dicono, perché ti piacciono le canzoni più vecchie? Che ne so, Il cuore uno zingaro, oppure Che resta? Sarà, I ricchi e poveri, cioè qualcosa di... Ah, sì, di, sì. Oppure Nel blu dipinto di blu, la nostra colonna sonora all'estero. E dai, suona, e non parla, dai, suona. 1958, questa la so. E beh, vai. Volare. Mo chi canta? È bella da sentire volare. Improvviso venivo dal vento. No, perché le canzoni si cominciano a cantare e poi diventano tutte na 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 na. Na 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 na. Forse voi del ritornello sapete qualcosa, vero? Beh, certo. Volare. Ma i tuoi vicini non si lamentano, siamo in taverna, tutto stanno con l'orecchio proprio sul muro. Cantano anche loro. Di stare lassù. Sentite, ma posso fare una richiesta? Dì, dì. Mo mi sembra un po' serata karaoke, tanto mentre va la pubblicità. La mia preferita di Sanremo, se non sbaglio, 1988, Massimo Ranieri. Vabbè. E adesso, ma già, scusate, ma un intro che via. Parte adesso andate via, via. Madonna, voglio ma la potenza sola. Ma la potenza basta così, potrebbe finire anche basta. Così è un po' per attempatelli questa tu canzone. Dici, ma io non ero attempata nell'88. Era un'adolescente. Eppure t'ha colpito. E devo dire, mi è arrivata nello stomaco. Beh, una bimba di Baudo, gli piace Massimo Ranieri. Io credo che... Scusatemi, non mi toccate Massimo Ranieri, che è il professionista più di Baudo, Eccolo. Luca Pompei, mo vorrei fare un lento con te, ma non se può fare. No, c'è assembramento. C'è il Covid. C'è assembramento. Non si può fare lento. Poi si inizia in due, si finisce in 5-6. Perché scegliesti me? Me che
che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, tutta a memoria, spiarti il cuore, perdere una donna, avere voglia di no, Giorgino sta bussando il vicino. Oh, no, che peccato. Scusa, no, vado a rispondere io al tuo vicino. Sì, fallo entrare. Okay. Chi è? Okay. Chi è? Un attimo, no, è Sanremo. Fino a mezzanotte. No, è il vicino che io. La signora dell'altra volta? Sì, sì, che a mezzanotte possiamo. Digli che non era un'ambulanza per la foto di Paola. Vabbè, adesso voglio voi due, dai, che no, mi cantate? Io no, il Sanremo, a Sanremo si canta. Tiziana, che canti? No, aspetta, Tiziana. Lo siete qua? Sì, sì. Beh, cantare da seduta solo Mina lo può fare. Eh sì, vabbè, una volta c'avevo ti la voce. Ti cedo il passo. Una volta c'avevo la voce. Quando no. Questa non la posso fare. Sarà quel che sarà. Tutti insieme? Che sarà? Mi faccio la brunetta, tu fai la bionda. Che è vero, non ti la mia vita, chi lo sa? So far tutto, o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà? Sarà quel... Oddio, cosa sta succedendo a Sanremo, Toti? C'è il presidente della Liguria. Sì. Tra l'altro, non so se avete visto... Che tra un topolino su e giù per il tubo, il cartone animato della DreamWorks. Com'è? Il topolino amico del protagonista, zonto, uguale, identico. E... Poi che a Sanremo il politico c'è sempre per la Liguria. Sì, sì. Cioè, è una... Sì, vabbè, ma c'è già. Anche... C'è ragazzi, anche... Hanno premiato? Ah, ci stiamo, vedi, a forza di chiacchiere... Devo alzare un po'? Ci stiamo perdendo... Sì, alziamo un attimino il volume perché... A furia di chiacchiere ci stiamo perdendo il vincitore. Meno male che domani sera non ci vediamo da nessuna parte, mi posso godere Sanremo a casa mia da sola. Sociale. Perché voi, sociale. No, perché voi mi fate perdere in chiacchiere, è la pizza, è lo spumante. A proposito, posso dirlo? Beh, Stefania Bosco vince sempre nelle nostre Stefania serate. Stefania Bosco è fantastica. Con le sue bollicine, con Donna Bosco. Vabbè, quindi Wrongo New non ha vinto. Se ne va, ciao, in effetti è il primo che vola via. Sono rimasti David Shorty, questo qui col pizzetto. Ma sta leggendo adesso? Sì. Chi ha vinto? No, quindi no, anche questo se ne va, questo se ne va. Quindi sono rimasti... Scusa Alessà, puoi alzare un attimo il volume? Shorty... Poco, puoi alzare un po' il volume? Alza il volume. Chi sono? Shorty e Longhi? Alessà. Sono finite le pile? Short, quest'altro non ho capito chi è. Ha deciso che... Guarda, io dicevo che vinceva Gaudiano, appena ho sentito cantare. Ah, Gaudiano. Sì. Vediamo un po'. Shorty. Vediamo un po'. Chi dice che vince? Secondo te? Dai, facciamo una scommessa. Shorty. Gaudiano. L'ho detto! Dalla prima Gaudiano. E vai! Tanto Gaudio per Gaudiano. Direttamente da Uomini e Donne, detto, Gaudiano. Questo vincerà. Polvere da sparo, la canzone di Gaudiano, ragazzi, vi dico subito. A me Davide abbassa, Shorty piace. Abbassa, sì. Sei il nostro telecomando. Sono finite le pile, Tizia, scusa. Scusami, se ti uso attenzione, un momento di serietà. Luca Gaudiano, parlando della sua canzone, dice: con questo brano ho esorcizzato il dolore per la morte di mio papà. Vedi che l'emozione mi è arrivata. Bravo Luca Gaudiano, sì, premiato da Giovanni Totti. Mi ha emozionato. Molevate come se... Gaudiano. Facci sentire i Big, ma devono ancora iniziare alla Modica, ora di 21.30. Vabbè, 21.30 ci siamo. Stasera fanno un giro così. Che io non so se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui i giovani cantavano alla fine, tipo all'una, l'una e mezza.
proprio anche la gara finale, si diceva il vincitore, era uno stillicidio davvero. Comunque, che poi non capisco perché sempre questi orari, vabbè, ma questa è una polemica che di anno in anno abbiamo fatto in sala stampa. Come dire, anche quest'anno le nuove proposte ce le siamo tolti. E ci siamo tolti sto pensiero. Sì, in questo senso. Però vedi, fotografi come... Alessà, potresti pure rialzare poco. Ma no, ma cantiamo, dai, tanto ora che fanno la pubblicità, ma non parte il primo video. Vuoi cantare? Paolo vuole cantare. Allora, non so se, Ale, io la mia preferita, una delle mie preferite è L'uomo volante di Marco Masini. Ecco, su questo io mi accomoderei in altra zona, vero, no, della anche casa. Perché, vedi, non... Paola è una bimba di Baudo, io sono un fan di Masini. Preferisco Parola. Assolutamente, edizioni di Sanremo di Bonolis, altro livello, altissimo livello. Hanno fatto tanti ascolti, però vi dico questa. Allora, le prime parole di Paolo Bonolis, che io adoro, attenzione. È interista, tra l'altro. Lo so, quindi senza alcun tipo di pregiudizio, perché lo adoro. Entrò in sala stampa, 2005 può essere, e disse... Allora, eccoci qua, inizia il Festival di Sanremo, una cosa ve la dico subito, io di musica non capisco nulla. Dai. È un grande. Ma no, puoi fare il presentatore, non puoi fare il direttore artistico. Poi all'epoca c'era Mazza, vabbè, vi risparmio queste cose. Sì. Era supportato però, da professionisti. Secondo me non è per Sanremo Bonolis, che adoro, che è un mito, però non è per Sanremo ci vuole... Pippo Baudo. L'edizione con Claudio Baglioni? Beh, Claudio Baglioni. Dai, raga. Però ha fatto qualcosa che secondo me non è Sanremo. È un bellissimo spettacolo di prima serata, perché Baglioni è Baglioni, grande artista, grande stoffa, però non è Sanremo. Molta autopromozione, tra l'altro. Tantissimo. Ma Sanremo è qualcosa di istituzionale, che vedono gli italiani che sono all'estero, milioni e milioni di italiani che sono all'estero. Quindi gli devi dare anche un'immagine dell'Italia, come dire, un tantino a modo, se lasciatemi passare il termine. Comunque io sono baudiana, che ve la dico. Ragazzi, io dovrò rispondere almeno a 24 messaggi che mi stanno scrivendo gli amici, perché noi commentiamo, per me è tradizione commentare il festival tutti gli anni. Anche io, ma vi riunite anche per vedere? Ci sta anche chi mi dice, mica stai vedendo il Festival di Sanremo, scandalizzato. E non posso fare l'audio, perché altrimenti si sente, capito, la musica sotto, quindi non posso. Però insomma, per me è stata sempre una bellissima tradizione, proprio... Non l'ho visto solo quando c'è stata la presentazione appunto dei figli di... Scusa, Tiziana. Ah, non l'hai visto? Scusa, ma veramente ti sei persa con l'edizione? Sta dicendo la classifica parziale. Non ce l'ho fatta. La classifica parziale. Ah, ok. Chi c'è al primo posto? Ermal Meta. Ermal. Arisa al quarto posto, Ermal Meta. Anche se non è la più bella, è vero. Però lui merita. Ma l'esibizione di Arisa... Ieri con Michele Bravi e quel fiore che sono stati un quarto d'ora così. Sì, una tristezza. Ah, ma il senso. Ma poi l'abbigliamento di Michele Bravi, cioè... Parliamo un po' dell'abbigliamento. Giacca, la giacca non era un granché. No. Stasera non sto vedendo cose... Comunque un po' di miei amici sui social. Gli outfit di questa sera mi sembrano abbastanza normali. Beh, ancora non è iniziato. È vero. Hanno cantato solo i giovani. Un po' di miei amici sui social, anche loro il dibattito alla grande. Morietta Berti, cioè, poteva ricordano? Mettersi... No, scusate, Morietta Berti con le conchiglie. Con le conchiglie proprio sui seni. La no, sirenetta. Ti prego. Sirenetta. Ecco, la giacca senza niente sotto è qualcosa di elegante, di sensuale, chic. Oh, eccola lì, Annalisa. Annalisa. Anche se è stata sempre... Fiorello come era vestito ieri? Col pantalone anni? 67? Invecchiava parecchio, tra l'altro. Comunque, tra i veri successi del passato, alcuni miei amici... stanno scrivendo qualcosa? È un'emozione da poco di Anna Oxa. Allora, a proposito di outfit, cioè vi rendete conto che erano gli anni 80, 86, 89, non me lo ricordo, ma vi rendete conto che lei, tra l'altro, brano
di Fossati e Guido Guglielminetti, meravigliosi, ma lei si vestiva, lo ricordate quel look un po' androgeno, sì, un po', no? Sì, certo, cioè certo. Vi rendete conto in che epoca lei andò sul avanguardistica, palco, ma, avanguardistica, sul palco bravo, dell'Ariston, sì, affrontando il un tema dei generi, fortissimo, cioè, 20 anni avanti. Mamma mia, ma lei è sempre stata avanti, sì, anni luce. Come un'emozione da poco di Anna Oxa? C'è un'emozione che, c'è che cresce in me. Orecchio assoluto questo ragazzo. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha. Senza pietà, na 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 na, senza pietà. Na 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 na. Vabbè ragazzi, Ivano Fossati, ma di che stiamo a parlare? Dai, su. Eh sì. Ma dai, su. Fantastico. L'emozione da poco mi faccia stare male, la paura. Tiziana ci va, cioè nel senso che la vedo. E quanta tenerezza che va, la nostra differenza. Benissimo anche senza. Io non vedo più la realtà perché ho bevuto troppo anche stasera. Non vedo più la realtà perché ho bevuto un po' troppo. Che pezzaccio, grande Guido Guglielminetti. Sai che pensavo, gli anni più belli, quelli miei, erano quelli di Toto Cotugno, mio mito. Oddio, però non ci arriva quello, però quegli io anni, no, davvero, è arrivato l'unico che è stato capace di arrivare terzo, secondo guarda, due, secondo, tre volte, quattro potrei volte. Potrei anche ascoltare Gigi D'Alessio, ma Toto Cotugno no. No, ma oddio, no, che pensa alla sfortuna. Oddio che lotta, oddio, pure guarda. Come soffro. Pensa che sfortuna, perché un anno ha trovato Si può fare di più, Morandi, Ruggeri Tozzi. Sì. Un altro anno ha avuto, scusate, vado a rivedere, ma comunque quattro pezzi bellissimi, cioè, vabbè, c'era anche vabbè, 90. Io sono un italiano, no? L'italiano, no? Però attenzione, l'italiano, no, l'italiano, vabbè, un'altra... Vabbè. Io vi segnalerei di Toto Cotugno uno dei mamma, rari no, casi... Lì, le mamme. Ma secondo le voi, mamme, secondo voi, Annalisa, si è fatta qualche ritocchino? Ma secondo te qualcuno non si è fatto qualche ritocchino? Arisa, secondo me, che io sì, adoro vabbè, anche come persona, Arisa, la bocca tantissimo, gli zigomi... Ma si è pentita, ma, però. Ma anche l'Annalisa c'ha qualcosa di diverso. Secondo me ma Luca vi dicevo aveva si può dare di più. L'altro anno Perdere l'amore, un altro anno Ti lascerò di Oxa. Mi dici l'anno e poi Uomini soli dei Pooh. Quattro anni sfortunatissimo. Però cioè, mi dici l'anno in cui, forse uno dei rari casi in cui una canzone brutta diventa un capolavoro grazie a un interprete. Stiamo parlando del grande... Sì, forse è solo il trucco. Chi è? Chi è? Del grande Ray Charles, che interpreta una canzone di Toto Cotugno trasformandola in una bella canzone. Se ti ricordi il titolo, perché io qua nel mio memorabilia non lo ritrovo. Mi prendi in fallo. Sai questo che anno? Cioè, mi ricordo benissimo quando Ray Charles cantò il pezzo di Cotugno, però mo qual è? E lo trasformò in un... Che, tra l'altro suonò al piano Ray Charles la canzone di Toto Cotugno, quindi la suonò dal vivo, era una delle prime edizioni in cui si tornò a suonare dal vivo a Sanremo e la trasformò appunto in una bella canzone, perché insomma... Eccolo qua, nel 90 la canzone Gli amori di Toto Cotugno. Ah, quali amori... Vedi che sono tutti, c'hanno tutti proprio lo stesso testo. Lo stesso testo, sì sì. Amori, restare insieme. Ecco, questa è la versione basica di Toto Cotugno. Amadeus? No. No, Simone Bertolotti. Aspetta. Beh, grande interpretazione di Ray Charles. Aiello. No, Aiello la Aiello San Marì. Aiello San Marì. Aiello Simone. Ma allora, mo così mi sta venendo, l'artista che se foste voi il direttore del Festival di Sanremo, il direttore artistico, chiamereste per primo.
Non mi sparate i Vasco Rossi che non ci verrebbero mai. Certo, dai, certo. Qualcosa di fattibile. Qualcosa di fattibile? Beh, io credo che non andrà mai perché, insomma, conoscendolo non ospite? Credo chi è, che... Chi è? Ma come chi ospite? È? No, in gara, cioè chiamate voi per la sigla. Io sono convinto che se Brunori Sasso fosse invitato a Sanremo, scriverebbe un capolavoro, ho questa sensazione. Tanto per cambiare, tanto uno per dei cambiare. Suoi tanti capolavori. Uno dei suoi tanti capolavori. Sì. Brunori. Notizia? Grande nome. Bu? Ma come Bu? Non c'hai un artista che chiameresti su? No. Bada a te. Allora, io penso che avrei... Tu, Paola? Allora, io in realtà c'è stato un periodo della mia vita in cui proprio sognavo fortemente di essere il direttore artistico del Festival Sanremo, quindi ci pensavo seriamente. Ma non l'hanno detto. Ma... C'è sempre tempo. Guarda, dai, guarda, c'è sempre tempo. Solo per il cachet forse. Perché per uno. I problemi che deve avere un direttore artistico del Festival Sanremo, tira di qua, tira di là, non ne basta uno. Però no, devo ma un dire euro che... per ogni problema. Devo dire che io avevo i miei... Avevo tre artisti, quattro, scusatemi, che erano i primi che avrei chiamato. Fabio Concato, Nino Buonocore, Sergio Caputo, Edoardo De Crescenzo. All'epoca, vi sto dicendo, quando sognavo di avere il festival, avrei chiamato questi quattro per farli gareggiare. Ecco, io avrei chiamato De André. Ciao, grazie. De André, l'Olimpo, Paolo Conte, esatto. Voglio dire, ma stiamo parlando di artisti che possano andare in gara. Paolo Conte, l'Olimpo, ma non ci verrebbe. Però ecco, un super ospite Paolo, ma può venire super ospite Paolo Conte dopo che tu super ospite hai fatto venire Mahmood, che rispetto tantissimo, ma super ospite, allora... Achille Lauro super ospite, geniali, bravissimi. Qua si tratta, vedi Baudo, non lo farebbe mai, si tratta di fare delle categorie a parte, non me lo chiamare ospite, non puoi fare ospite. Vi alzo il volume? Volete che il volume? Intanto Aiello sta vendendo il pesce. Aiello sta cantando, sta urlando. No, Aiello sta vendendo. Sta chiamando. Scusate. Benissimo. grazie Aiello. Grazie Ale, hai alzato al momento. Che poi non vedi una pasta un po'. No, vabbè. No, però a proposito di, tu hai citato De André, ma uno che non sarebbe mai andato al Festival di Sanremo, ma avrebbe sicuramente scritto un capolavoro immortale, è il mio amatissimo Pino Daniele. Ma ecco un altro. So chi invece ci è andato e poi purtroppo è morto poco dopo, è Lucio Dalla. Lucio Dalla. Cioè è morto poco dopo, è morto un anno dopo, però sì. Ma è stata come ospite o proprio come parte? No, è andato ad accompagnare Pier Davide Carone? Sì. Se ricordo bene, andò ad accompagnare amico, lui. Amico. Io ricordo, ero proprio all'Ariston, perché noi vediamo le prove. I giornalisti sono chiamati il pomeriggio a vedere le prove, proprio dal vivo, in modo tale che tu puoi iniziare già a scrivere il pezzo. Com'è una giornata tipo al Festival di Sanremo di un inviato? Un massacro. Io ricordo i primi anni, perché poi bene o male lo sai a cosa vai incontro e vai un pochino più allenato, ma i primi anni piangevo per la fatica. Non dormi, entri in sala stampa alle 10, 9 e mezza perché c'è la prima conferenza stampa, perché durante il giorno è tutta una conferenza stampa. Ma quindi anche gli artisti sono sotto stress? Totale, no, gli artisti sono proprio drogati in quella settimana, lo dico in senso buono, hanno drogati nel senso che hanno bisogno di una carica di energia sovrumana, perché fanno a livello di promozione quello che fanno in un anno, e lo fanno in una settimana, radio, tv, stampa, interviste una dopo l'altra, stacchi una, attacca l'altra, non hai tempo, cioè artisti che si mettono in una stanza, esce un giornalista, entra un altro, esce un giornalista, entra un altro, poi noi che andavamo per gli alberghi, ci sono degli hotel tipo l'Hotel Londra, lì a Sanremo, dove tu vai e l'artista ti aspetta per fare queste interviste. Io devo dire che ho fatto sia in albergo, in sala stampa, nei luoghi più disparati, perché veramente prendi l'artista a volte sulle scale, sai, dai, c'è tempo, due domande, fagli due domande e tu gli fai due domande. È tutto molto, veramente concitato. Tutto, sì, è una settimana surreale, nei ritmi, nei tempi, negli incontri, perché poi incontri anche persone che non sogni di vedere, cioè minimamente. Certo, oppure, per esempio, poi succedono delle cose che a volte neanche si possono raccontare. Per esempio, venne Shaggy un anno, adesso non mi ricordo quale anno è, venne e si rullò la canna in sala stampa. Ecco. Proprio se la fumò. Cioè, tutto molto tranquillo, ma delle cose che tu sei felice molto di essere lì. Sei felice di essere. Oppure quando andarono, per esempio, ricordo Bobby Solo e Little Tony, l'anno in cui c'erano loro due, divertentissimi,
tutti i giornalisti a ballare sui tavoli durante, voi vedevate loro che cantavano, normale, tranquillo, lì c'erano giornalisti sui tavoli a ballare impazziti, cioè ci sono delle atmosfere, è un altro festival, non è assolutamente quello che noi stiamo vedendo in televisione, adesso quest'anno non è così perché tra distanze giustamente i giornalisti sono pochi, molti l'hanno fatto da casa, cioè dalle redazioni, attraverso Zoom, attraverso le piattaforme, con... diciamo le conferenze stampa si sono fatte tutte in piattaforma, però i giornalisti dei primi quotidiani, delle prime realtà media sono lì in sala stampa a distanza e che poi hanno fatto in realtà la sala stampa nel casino quest'anno proprio per avere più spazio. Dove senti, tutto iniziò perché il primo festival si fece nel casino. Paola, senti, stiamo a casa di Alessandro, ce lo possiamo dire. Oddio. Ma il prossimo ospite che chiamerai per la trasmissione chi potrebbe essere? Oddio. E dai. Ditemelo voi. No, chi potremmo chiamare? Chi vorremmo chiamare Interno 8? No, immagino che adesso gli uffici stampa ti staranno assillando. No, in piena sincerità gli uffici stampa, in questo momento ti dicono ti supplico, sentiamoci dopo Sanremo, ti prego, io li capisco perché io là so i ritmi che hanno, quindi ce li ho nel cuore, anzi ho paura a telefonargli in questo periodo perché penso che non rispondano neanche alla mamma. Proprio sono veramente io lì capisco e quindi non ma parliamo d'altro che stai con sti capelli corti, che bel taglio, ma mi piaci un po' così. Però vi posso raccontare una cosa carina, visto che quest'anno secondo me la protagonista di questo Festival di Sanremo a suo modo è stata Loredana Bertè. Per me prima puntata Loredana Bertè è anche la Matilda. La Matilda De Angelis. Anche brava. Matilda De Angelis. Però su Loredana Bertè tu c'hai un... No, allora io ho un ricordo legato a Loredana Bertè. Dai. È un ricordo bellissimo che non riguarda me, ma nel senso mi raccontarono, ma una cosa carina si può dire. Praticamente sapete che cosa fa Loredana Bertè? E le fonti sono fonti certe, quindi non è un chiacchiericcio di corridoio. Tanto stiamo tra noi, chi no, ci sente? Però vabbè, non vi dico chi me l'ha detto, ma fonte certa. Ma è una cosa molto carina, perché lei adora fare gonne, cucirsele. Allora, quando va a Sanremo, cioè, le gonne in generale... le gonne di Loredana sono così, però. Non solo, quando si fa le gonne larghe, si fa le cose minigonne. Lunghe, aperte davanti. No, perché sono tutte minigonne. Sapete da dove arrivano? No. Dalle tende degli alberghi, lei stacca le tende. L'adoro. Lei negli alberghi dove a Sanremo stacca le tende, si è fatta le gonne. Poi questa, ma mi hanno anche raccontato che lei c'ha un pallino, cioè vuole nella sua stanza d'albergo un frigorifero pieno di, oddio, non si può dire, una marca. Un gelato a forma rettangolare. Mi piacciono i gelati. Annetta. Un frigorifero pieno. Si fa portare quindi un frigorifero grande nella sua stanza d'albergo pieno di Etta. Questo però accadeva in quel festival di Sanremo. Ma però mi chiedo, io che di solito quando vado agli alberghi mi riporto la saponetta all'accappatoio. Tu alle tende non c'eri ancora arrivato. Non c'era ancora arrivato. Però vabbè, un'idea. Ecco, per esempio, se voi foste artisti, cos'è che chiedereste? Io, se non ricordo male, mi sa che Giorgia chiedeva forse marmellate o miele tanto dentro il camerino, una cosa del genere, ma però non voglio sbagliare. Però, insomma, so che chiedeva qualcosa. Paola, ma questi grandi big accettano di rimanere 2 ore, 3 ore dietro le quinte di Sanremo per cantare e... Perché magari scaletta. Ma quale 2 ore, 3 ore? Loro entrano, escono. Voi vedete col grand'angolo tutto ciò che compa. L'Ariston è un buco. Sì, è piccolo. È un teatrino, è piccolissimo. Le quinte sono quinte da teatrino. Quindi arrivano all'ultimo momento. Assolutamente sì. Allora qualche anno fa. Perché c'è una scaletta, loro sanno su per giù quando devono. Poi figurati in questi tempi di Covid non oso immaginare. E prima andavano nei ristoranti a mangiucchiare qualcosa fino a mezzanotte. Ristoranti, quando andavi, finito Sanremo, a parte noi finivamo che erano veramente le 3, cioè vi dico, noi chiudevamo la sala stampa alle 3, però quando uscivi da lì, se avevi la fortuna e la forza per andare ancora nei ristoranti, begli incontri li facevi, cioè era sempre pieno di artisti, certo. È bello, Sanremo purtroppo è una città che non è secondo me ancora, cioè almeno quando andavo io non era pronta tanto per... Vabbè, cambiamo discorso, se no dalla Liguria mi arriva. Allora, prima Måneskin non sono affatto male. Abbiamo un artista adesso che ha un outfit molto... Chi è? Diciamo...
Melozzi. Enrico Melozzi, ragazzi. Il nostro direttore. Enrico Melozzi. Abruzzese. Tra l'altro, attenzione, perché non è solo l'unico abruzzese a Sanremo. Anche il maestro De Amicis, è vero, che sì, è dell'Aquila, dell'Aquila, sì. E addirittura ho letto stamattina sul quotidiano Il Centro anche una ragazza del una corpo di ballo, sì, certo, è di Montesilvano, e di Montesilvano, Carlotta, non ricordo, Carlotta Onesti, la conosco, Carlotta Onesti, bravissima, bellissima, e di Montesilvano, insomma, c'è anche una bella rappresentanza abruzzese. Però dunque no, io stavo cercando il capolavoro dei Maneskin. È piaciuto tantissimo il duetto con Manuela Agnelli, forse è quello che ha avuto più feedback positivi. Io purtroppo lì gioco a carte scoperte, io sono insofferente verso Agnelli, mi sta proprio qua, non si dovrebbe dire, non è da giornalisti, non è... Io proprio, guarda, non lo reggo, non riesco ad apprezzarlo. Personaggio scontroso? Secondo me è finto, posso dirlo, ma come personaggio, non come persona, non mi permetterei mai di giudicare la persona. Ah, no, okay. Posso dire che secondo me è un personaggio costruito, poi ognuno giustamente ha i miti che ha, poi adesso mi uccideranno, mi daranno addosso perché ha tanti fan, però io quello che dico in sincerità lo devo dire. Ma costruito, secondo me è costruitissimo, cosa che invece Roberto Dell'Era degli After Hours è il vero, secondo me, è il vero artista degli After Hours, secondo me. Lui è il personaggio. Cioè, ecco, Certo. È il televisivo, il diciamo così. È molto così, però basta perché sennò mi trovo mi rendo prodotto e butto addosso da vendere, insomma, da secondo me sì. Da promuovere. Paola, com'è cambiato secondo te la promozione, cioè dalle vecchie case discografiche, no, che promuovevano il cantante, l'artista per Sanremo, a chi magari poteva andarci anche autofinanziandosi se non aveva lo sponsor, giusto? Poi adesso i talent. E poi adesso si fa musica in casa senza una casa discografica a Sanremo non vai. Sanremo, cioè, quindi la tua prodotto a Sanremo non esiste. Però per pubblicare è una gara tra case discografiche, le major sono sempre in pole position, dettano loro le regole, perché senza major non lo puoi fare il festival di Sanremo. È un discorso molto ampio, Ale, che io sinceramente sto vedendo troppo facile con YouTube e si parte subito anche da autodidatti, vedo molti che fanno le scorciatoie, no? Beh, ma oggi come oggi esiste la scuola, no, oggi come oggi esiste le visualizzazioni, cioè più visualizzazioni hai e ti ritrovi a Sanremo a fare il big, e giustamente le persone più agee o meno tecnologiche non si domandano chi è? Poi è ancora vivo, come dicevamo prima. Certo. Scusate, mi sta venendo da chiedere una domanda, fare una domanda ad Ale. Allora, tutte le canzoni che ascoltiamo di Sanremo sono poi riproponibili con il pianoforte, con un altro strumento. Ma se uno volesse riproporre una canzone del genere... Vai Ale, dai! Dove gli metti mano? Col pianoforte? Ma mi rifai sta canzone? Col pianoforte? Come ma infatti penso che dell'orchestra staranno suonando violini. Capite allora? Violini, e chitarre... No, io i violini non li sento. Come senz'altro, sul rock il violino quando c'è un'orchestra. Sto vedendo una proiezione da fra 10 anni, amici come noi, amici e colleghi come noi che si vedono in casa, in un salotto. Canzone scarsamente. Diceva, vi ricordate quel Sanremo dove c'era quella canzone lì? E si mette, come si può riproporre questa canzone? Riproporre. Scusate, forse sono troppo ignorante. Ma Luca ha usato il termine sanremese. Che vuol dire sanremese? Vuol dire una linea melodica, armonica, cioè tradizionale. Allora, il rock ha bisogno di basso, chitarra e batteria. Pianoforte, il rock? Certo. Sì, oddio, devi partire da Beethoven e vai arrivi al rock. No, ma anche, i rapper, no? I cantanti che fanno rap, come si può immaginare tra 10 anni, 15 anni, no? Lo sapremo tra 10 anni. Un incontro come il nostro, una serata come la nostra. A suonare al pianoforte. Capito? Cioè, mi sto chiedendo. Suoneranno Rietta Bene. Vabbè, tra 10-15 anni già grande un'Annalisa fiorello. Sarà Loretta Berti di oggi, adesso no, Annalisa. Più o meno. Corsi e ricorsi che storici. Che bella Elodie, ragazzi. Corsi e ricorsi storici. Che come? Elodie, bellissima. Com'è naturale, com'è vera. Ma se aveste la fortuna di vivere 100 anni, altri 100 anni voglio vorrei dire. Vorrei incontrarti tra 100 anni. Che musica immaginereste di trovare in quel periodo? Cioè, così...
melodica, armonica. Rutti. Innanzitutto una cosa sulle quali discuto spesso con le mie figlie. Sì, se è ciclico il giro si tornerebbe... Caio, suona che? No, ma non mette la musica, non suona. Solo. Però io noto che la musica italiana di oggi sia estremamente deprimente. Cioè ci sia questa sorta di... deriva deprimente della musica, non si sa. Ma deprimente che sei nei testi, dici, no? Nei testi, nelle melodie, in tutto, queste insomma, queste trovi? Strutture monocorde. Trovi? Cioè, io trovo invece sì. Che c'è la trap, l'epoca della trap. Sì, non ma, è. No, forse in realtà. Ma più i trappisti sono quelli che facevano un liquore buonissimo, credo che lo facciano ancora a Casa Mari, nel Lazio. E che adesso. Guarda, ci fai sentire un po' vecchiarelle. No, po' per carità. Un po' attempatelli, però, Madonna, ragazzi, io c'ho sta mantella che mi ha ridotto i pantaloni cinci. Ragazzi, io fra quattro minuti vado via perché c'è il coprifuoco. Ragazzi, quindi... ma le pizze, ma non mangiarle, sì. Dai. Sì, le pizze, sì. Magari... Io, ragazzi, guarda, facciamo come pezzo, si faceva una volta. Che mi dai il pezzo di carta che me la riporto a casa? Beh, no, dai, su. Addirittura. È buona, sono no, un po' perché freddata. Fra quattro minuti, io, cioè, anzi, dovremmo andare già via perché c'è il coprifuoco. Che... Scusa, The Journalist... Dimmi. Il coprifuoco è sempre alle 22. Guardate che bello 20... comunque, o le 23. Ma... Oddio, ma è Barbara Palombelli. Sì. Super ospite. Ecco, eh. A proposito... Altro tailleur bianco. Troppi tailleur bianchi. Troppi. Però vedi, anche se siamo acculturati, anche noi siamo e un anche po' troppe guance abbottate. Scusate, lasciatemelo dire. Cioè... ma sono proprio abbottate, guarda. Ragazzi, mangio sto pezzo, vado via anch'io. Dai, lasciamoci con chi vince questo Festival di Sanremo, su. Ma non mi viene un nome in questo momento. Orietta Berti. Vabbè, insomma, sembra facile dirlo, ma è Malmeta. Sì. Probabilmente sì. Tra Orietta Berti. Vabbè, il suggerimento arriva da lì, però vi ricordate negli anni chi vinceva il festival poi? Il 18esimo, il 16esimo, il 15esimo? Erano canzoni belle. Quelle che passano in radio. Allora il primo su Spotify, Fedez e la Michelin. Quelle vincono, sì. Quelle che poi sì. Interessano la nuova sì. Generazione. Poi ascolteremo quella di Gaia, che è molto simpatica come canzone, molto sì. Bella. Lei è brava. Ecco, questa se proprio, come si dice, dalle parti nostre... Oddio, si è data un pompage. Si è pompata un po', eh? Cioè, no, ha cambiato proprio la sua fisionomia. Sanremo è Sanremo. I connotati sono cambiati. Ma sono cambiati proprio i connotati, non è più lei. Ma io adesso volevo sentire una canzone, Barbara Palombelli che ci... No, t'ho chiesto, Luca, a che ora ce ne possiamo andare, scusa? Ma che siamo adesso a casa iniziamo, di Ale, diciamo, ci deve cacciare di casa. Ancora ce ne dobbiamo andare, Ale, tra un pochino? Per me potete stare fino all'una, alle due, tranquillamente. Dormiamo qua? No, no. Dai, dormiamo qua. No, no, io vado a casa perché domattina mi faccio la mia corsa lungo la spiaggia, quindi... Vabbè, ma scusa, ma non ce lo veniamo a vedere insieme, dai. No, ragazzi. Finisce alle due stasera. Ale, ce l'hai per dormire? Dai, che è grande casa. Due divani, penso che... A uno che è un divano letto, uno, tra l'altro. Uno a valle. Dai, Luca, restiamo? Anche perché io devo attraversare il confine. Ma voglio dormire con Ale io, però. Io attraverso il confine. Attraverso il confine, mi dispiace. A distanza. Vai. Vabbè, ragazzi. Presenta la canzone, dai, sentiamoci sta canzone. Vabbè, sentiamoci questa, poi me ne vado, dai. Poi ce ne andiamo, dai. Sì. No, perché se ci sono dei controlli, voglio dire... No, no, per carità, assolutamente. Noemi, brava. Bella, magra. Ma io mangio. Fatto una bella dieta. Anche dimagrita e io mangio. Bello, come mi sento in colpa in questo momento, infatti, guarda. Vediamo l'outfit di Noemi. Non male, vabbè, si è dimagrita. Si è dimagrita, sta molto l'hanno meglio. L'hanno criticata perché essendosi dimagrita si è scoperta troppo, cioè voleva non è vero. Vabbè, questa magrezza. La prima serata ha messo un abito troppo attillato, aveva il fiancotto un po'. Ieri aveva però, la pancia scoperta. Ah, bella femmina. Bellissima. Ah. Quest'anno è bellissima. Io l'ho conosciuta, a parte che è una persona piacevolissima. La magrezza è una persona piacevolissima, umile, bella. Comunque di Tatroli Lubrano, Faini, Fugazza Lubrano. Canta Noemi, Glicine. Ecco. Il duetto con Neffa ieri non è andato proprio. E andavano fuori tempo perché sì. Avevano problemi fuori con gli auricolari. Sono curiosa di sentire il nuovo disco di Neffa, è uscito a febbraio. Il sentiamo un po' questa di Noemi. Vabbè. Stasera che interpretazione ci avrà? Ragazzi, è rimasto ancora un goccio di Donna Bosco? Prosecco? Vai. È spumante, scusami. Me lo perdonerebbe.
Lea, questa voce un po' così. Bella però. Però è bella. Vedi, mister, occhio, orecchio assoluto, come va? A me piace tanto. È tuo questo, vero? Grazie.